Le fornaci di Ponte dell'Oglio sono un grande esempio di archeologia industriale e una grande testimonianza del lavoro di una comunità e della sua guida, il cavaliere Giovanni Rossi. Giovanni Rossi nasce a Villò il 27 dicembre 1882, a pochi chilometri da Ponte dell'Oglio. Suo padre, Emilio, capomastro, è titolare di una piccola impresa di costruzioni che verso il 1895 aveva ricevuto l'incarico dalla società Fornace Calce di Valnure di Vincenzo Ghizzoni e soci di costruire a Ponte dell'Oglio una fornace per la produzione della calce viva. A 16 anni, dopo aver conseguito il diploma come capomastro a Piacenza, Giovanni è un ragazzo che sceglie di seguire le orme paterne e, per aiutare l'azienda di famiglia, si reca anche in bicicletta a vendere i prodotti della fornace nei paesi e nelle città vicine. La bicicletta resterà per lungo tempo il suo mezzo di trasporto preferito. E il fatto che ci fossero queste fornaci a Ponte di così grande potenzialità, perché sono veramente immense, è dovuto al fatto che nel nostro territorio, sia di Ponte dell'Oglio che di Vigolzone, di Bettolo, qui attorno c'è il materiale adatto per cuocere. A quell'epoca si andava sulle scoperte, vale a dire materiale che affiorava, veniva preso e scavato e portato alla fornace. Di fronte al nostro paese c'era la famosa cava del Bagnolo, dove c'era una calce fantastica, perché aveva questo materiale aveva facilità di essere cotto e questo materiale veniva scavato a cielo aperto. Queste qui sono le cave il primo tempo. La prima fornace che nasce viene datata 1895. I titolari sono Ghizzoni e conseguentemente poi Arata e Emilio Rossi, capomastro, papà di Giovanni Rossi. Giovanni Rossi che nasce nel 1882, a 16 anni si diploma capomastro e comincia a lavorare nell'azienda a 16 anni. A 18, cioè precisamente nel 1900, Giovanni Rossi assume la direzione di questo complesso di fornaci. All'inizio del secolo scorso, Ponte dell'Oglio è un centro di lavoro e industria molto vivo. L'Italia e il mondo intero stanno affrontando la transizione dall'economia agricola a quella industriale. C'è grande fermento, grandi cambiamenti. Naturalmente queste fornaci hanno bisogno di un'implementazione tecnologica, diciamo. Allora lui si appoggia a un certo Carenzi, garibaldino, e lo manda in giro a visitare delle fornaci esistenti per trovare delle soluzioni tecnologiche adatte a potenziare questa azienda. Difatti nel 1905 nasce una quarta fornace e poi ce ne sarà una quinta, questo grosso complesso di fornaci che poi continueranno a lavorare. Quando parliamo di fornaci intendiamo questi fusti, 5 fusti, comprendono ognuno dei due fornaci, che sono fornaci a ciclo continuo. Cosa vuol dire? A fiamma lunga,
la fiamma viene immessa a parte bassa e caricate dall'alto. Naturalmente questa attività aveva necessità di, venivano accese diciamo con legna eccetera, era un'operazione abbastanza lunga di diversi giorni per portarle in produzione. A questo punto la produzione veniva in ciclo continuo. Ciclo continuo significava che ogni 6-8 ore facevano le cavate. Le cavate cos'erano? Da sotto veniva estratto il materiale cotto. Fornaci era utilizzata anche dagli abitanti del paese per cuocere le patate e anche per il pane. C'era la possibilità in quell'epoca, non come adesso che tutte le industrie sono chiuse rispetto alla società, al comune o alle città. Allora noi che eravamo cittadini del paese di Ponte dell'Olio e conoscevamo e il signor Rossi conosceva praticamente tutti, lasciava anche che fosse disponibile per chi voleva l'utilizzo per cuocere le patate, il pane, e alla sera a volte mi raccontava mio padre che venivano tutti i giovani qui su questo, sotto questo portico e cuocevano magari anche qualche salame, qualcosa, e poi mangiavano e bevevano qualcosa in compagnia. Con il passare degli anni l'attività si estende ai laterizi. Nel 1904 è Paolo Ughini a costruire la ciminiera per il forno Hoffmann nella fornace dei laterizi, dietro suggerimento del capo degli operai, signor Livelli. Già i romani, ancora prima i greci, producevano delle ceramiche. Le ceramiche hanno origine antichissima, in particolari sistemi di forni. Bene. I romani hanno pensato di far cuocere l'argilla in questi tipi di forni ottenendo dei laterizi. Il laterizio è uno dei materiali più noti in Italia per le qualità di argilla che abbiamo e che, unito alla calce, ha dato luogo alle prime murature. I romani hanno sviluppato tantissimo questo modo di procedere, queste strutture, tanto è vero che gli edifici romani, i ponti romani anche, e tutte quelle costruzioni tipiche sono giunte fino a noi, dando testimonianza della capacità che avevano i romani di poter costruire in modo molto ma molto corretto. Quest'area era molto più alta ed era formata da argilla, e l'argilla fu usata subito per fare i mattoni. Dove vedete questo supermercato c'era la fornace, che poi diventerà una fornace Hoffmann con delle tecnologie più moderne, ma all'epoca i mattoni si facevano a mano e si essiccavano al sole, era tutta una tecnica diciamo molto manuale. Poi si è sempre migliorato fino a poi costruire formatravi e tante cose, coppi, tutto il laterizio di questo mondo. E che tutto questo laterizio è servito poi a costruire Grazzano Visconti, dove anche Rossi, Giovanni Rossi, come imprenditore, come impresario, ha costruito dei fabbricati. Penso uno di questi è la stazione ferroviaria, è costruito proprio direttamente lui.
tra il 1910 e il 1911, Rossi si sposa con la signora Rosa Taino, figlia dell'ingegner Natale Taino e di Teresa Melloni. L'ingegnere Taino risiedeva a Riva ed era titolare dell'impresa che costruì la linea di tranvie a vapore Piacenza-Bettola nel 1880. Questa rete di trasporti porta anche le materie prime verso le fornaci. La provincia di Piacenza diventa una rete logistica ante litteram. Il tramvai è il simbolo del periodo. Finalmente, longue day, anche a noi, come il tramvai. Andi là che è gnevuri, perché un tocco il fis finì. Ma bas fa. In da nos paese l'è difficile, andè intese. Se vuoi tira, l'etre il molle, alla per fai una folle. Per un tramvai che va vapor, agvo macchin e vagon, agvo car e carusson, i casot pricantuner, il lantera, il bander, i sodis per fei segnei, se svolmia vo di guei. Ma sei ti allur, sti sonei, il risan mei finì, il risan piantelè per mancanza di dinè. Adesso, invece, a perché tu che rastelè con tanta buca a vodlandezze bel sicur so esù per la valneur. E se tant me in ferrovia quando s'riva o s'fa via, che dal ponte da Carmian, dalla riva e da Grassan, da Vilò e da Vigulson, ni rasù di Gran Vigion, ni nirà da Pudinsan, da Gariga e da Maian. Certe gint i fan la guerra, i vurivan vo da terra, ma il tramvai del pont d'Aloli al va dritt, propi bel soli, tante bei da fed l'unur a chi estè al promotor. La linea ferroviaria di tramvai che da Piacenza portava a Bettola e a Grazzano Visconti deviava verso Rivergaro, passava sul ponte di Maria Luigia a Ponte dell'Olio, attraversando la borgata e si fermava nella stazione qui vicino, allora era in questa posizione, e davanti c'era uno spazio dove c'erano gli scambi ferroviari, dove lì veniva caricato il materiale, questo siamo nel 1920 ovviamente, e dove arrivava il materiale dalla cava di Cadario e veniva caricato sul tramvai e portata giù alle cementerie di Piacenza, quella che poi diventerà la Cementi Rossi, poi negli anni 30, diciamo. Questo trasporto avveniva attraverso i decuil che venivano da la Sgazza, una località, e portava il materiale in questa posizione. Era il primo inizio del trasporto di materiale che proveniva dalle miniere. Il passaggio tra cave e miniere è stato necessario per dar maggior impulso alla produzione di materia prima, che veniva richiesta sia dalle fornaci, diciamo, di calce, ma soprattutto anche dalle cementerie. Tant'è vero che lui comincerà a fornire con la prima miniera fatta alla Sgazza a Cadario, è la prima miniera che viene sfruttata,
per avere materiale da portare in cementeria. A quell'epoca era molto importante avere il materiale e vi ricordo anche importante sapere che i minatori erano persone che erano del luogo, praticamente in queste colline, sia nel comune di Ligonzone che di Ponte dell'Olio. Avevamo 14 minieri in contemporanea, c'era un mare di persone che lavoravano in miniera e venivano dall'agricoltura queste persone. Nel 2000 Ponte dell'Olio ricorda i numerosi minatori della Valnure inaugurando una piazza e un monumento alla memoria. Il monumento è formato dalla materia prima, il calcare. In basso, due barre di ferro parallele e un foro ricordano l'ingresso delle miniere. A sinistra, le aste usate dai minatori per forare il materiale. Al centro, la lampada a carburo per illuminare l'oscurità. Il monumento è appoggiato su un piedistallo di calcestruzzo che è il prodotto finito del ciclo di lavorazione ed è di colore rosso, per ricordare il sacrificio dei minatori. Sin dagli anni 20 egli volle le mense in tutte le miniere che erano sulle nostre colline e anche nel stabilimento di Piacenza voleva che il lunedì si mangiasse il brodo con gli anolini perché ricordava che i minatori la domenica certamente avevano bevuto un bicchiere di troppo. La forza del cementificio sono i minatori che, rispetto al resto d'Italia ed Europa, hanno qui un trattamento più umano. Aumentano le assunzioni e attorno alla fornace si sviluppa una comunità, come una cittadella ideale. Giovanni è un socialista moderato, crede nel lavoro come sforzo condiviso tra proprietà e lavoratori. Sa che ogni sasso che arriva in fornace è stato preso da due mani, vista la tecnologia dell'epoca. Ha rispetto e cura per i suoi dipendenti. Fonda una società di mutuo soccorso. Da sempre uno dei forni è destinato a cuocere anche il pane dei dipendenti. E inizia una politica lungimirante e pionieristica che promuove il benessere aziendale. Grazie alla stima che si è conquistato con le sue doti professionali e umane, viene eletto sindaco di Ponte dell'Olio e consigliere provinciale a Piacenza. Ma siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Fante Giuseppe Ungaretti, signor tenente. Volontario. Sì, signor tenente, sono interventista. Durante la guerra del 15-18, Giovanni Rossi, pur essendo sul fronte per un breve periodo, non ferma le fornaci e, contemporaneamente, provvede al sostentamento delle famiglie degli operai al fronte, mettendo anche mano al suo portafoglio. La zia Maria era deputata all'attività amministrativa, ad esplicare l'attività amministrativa all'interno di questa struttura. Aveva terminato nel 1918 lo studio alle magistrali ed era stata assunta durante l'estate dal comune di Ponte dell'Olio come impiegata. Il signor Rossi in quel periodo era sindaco del comune di Ponte dell'Olio. Ha capito che era abbastanza seria nel lavoro, attiva, e quindi le ha proposto alla fine dell'estate di proseguire la sua attività come impiegata della Cementiro. No, come impiegata della sua azienda, che non era ancora Cementirossi. E la zia ha accettato,
ed è arrivata qui quindi diciottenne come prima impiegata, e questo era l'edificio in cui ha iniziato la sua attività. Nell'immediato dopoguerra l'Italia è un paese economicamente sofferente e nelle fabbriche del nord ci sono molte agitazioni sociali che sfociano anche in scontri tra operai e forze dell'ordine. Tuttavia, nell'impresa di Giovanni Rossi si continua a lavorare senza scioperi né manifestazioni di alcun tipo, grazie all'armoniosa conduzione del suo imprenditore che ben coniuga tecnica e forza lavoro. Ma la politica sociale di Giovanni Rossi, la sua profonda fede socialista, è scomoda per il nuovo regime che ha preso il potere in Italia. Alla fine del 1922, l'imprenditore è costretto dal clima pericoloso del periodo a lasciare Ponte dell'Olio. Durante la fuga, un uomo gli spara mentre sta partendo con il suo autista, Nino Polz. Non si sa se il colpo è intimidatorio o mirato ad ucciderlo. Sta di fatto che Giovanni Rossi è costretto a rifugiarsi a Torino nel deposito di carbone delle Ferrovie dello Stato, dove viene nascosto da due pontoliesi. In seguito si sposta a Milano. Prima di partire, affida la fabbrica e tutte le sue attività ad Aride Breviglieri, futuro fondatore dell'RDB di Piacenza, un giovane imprenditore formatosi anche lui dalla gavetta come capomastro. Giovanni Rossi rappresenta un po' la storia tipica di Ponte dell'Olio, perché è legata e dedicata al commercio, quindi all'interscambio, alla produzione di beni e alla loro distribuzione sul territorio, non solo piacentino ma anche ovviamente dell'Italia settentrionale. Ora si trova a vivere negli anni 20 in un momento di grandissima violenza, e siccome il suo animo, come quello di molti pontogliesi, era fedele a un ideale socialista, nel senso di solidarietà sociale, mutua assistenza, rispetto delle condizioni sociali, la sua posizione fu sempre molto coerente. Ovviamente lo squadrismo del 20, 21 e 22 lo coglie di sorpresa e quindi gli impedisce di continuare a esprimere il suo pensiero libertario e solidale. Quindi è costretto ad andarsene da Ponte dell'Olio e a inabissarsi nell'anonimato, pur mantenendo da lontano i rapporti gestionali della sua nascente, prosperosa, intelligente impresa. La grande crisi economica del 1929 e il faticoso raggiungimento del rapporto lira sterlina a quota 90 causa un decremento del settore edilizio. Giovanni Rossi fornisce molto materiale al cementificio di Piacenza sulla Caorsana, che ora rischia di chiudere. Rossi è il maggior creditore. Il signor Rossi aveva diverse richieste da parte degli abitanti del paese, specialmente dei padri di famiglia che avevano necessità di sostenere la propria famiglia, e da allora spesso arrivava in ufficio e diceva: lunedì arriva una persona che deve lavorare con noi. La zia però si trovava con il problema di dire: cosa gli faccio fare? E lui rispondeva: non preoccuparti, daghi mambadil. Giovanni Rossi nel 1929, siamo in aprile, fa domanda per avere una concessione mineraria di Ustiano. La fa insieme ad Aride Breviglieri. Aride Breviglieri era un uomo dell'RDB che però aveva sostituito Rossi nel periodo in cui dovette fuggire da Ponte per
questioni, diciamo, politiche. Allora, fanno domanda per poter avere la concessione mineraria di Giustiano. Giustiano cos'è? È davanti a Ponte dell'Olio, è ancora oggi la miniera in cui la Cementi Rossi preleva il materiale da mano cementifera. Lui dice in questa occasione: sì, perché io voglio costruire a Ponte dell'Olio una cementeria. Questa è la sua idea. E allora qui arriviamo poi al successivo anno 1930. 1930 cosa succede? La cementeria di Piacenza, che è nata nel 1908, è in gravi difficoltà. Quindi Giovanni Rossi, che è il maggior creditore verso questa azienda in difficoltà, si presenta al tribunale e chiede di poter prendere le redini di queste aziende per portarle fuori dai problemi, cercando di pagare, di creare attività in modo che che questa cementeria non dovesse che crollare. Per cui decide di continuare. Dal 30 andare al 32, lui riesce a portare fuori dalle secche, diciamo, di questa situazione. A questo punto fa un'azione molto, per me, molto bella, nel senso che Giovanni Rossi, una volta arrivato a questa posizione, intende acquistare l'azienda. E allora cosa fa? Viene su a Ponte, riunisce le sue maestranze e fa un discorso di questo tipo. Dice: io sto facendo un passo difficile, ma se voi mi aiuterete... Io vi sono riconoscente. Ma se voi mi aiuterete, io vi sarò riconoscente. È un patto sindacale, direi. È un patto che lui ha onorato e hanno onorato anche i suoi successori. Quindi Rossi si mette a capo dell'azienda di Piacenza, quella di Via Corsana, che oggi si chiama Cementi Rossi. E lì comincia a dover far fronte, diciamo, ai lavori, diciamo, di implementazione dell'azienda, con delle macchine più moderne, eccetera. Per cui decide di andare su a Milano con i suoi tecnici e di mettersi d'accordo con la ditta Campitelli di Milano, che produceva forni, cioè mulini specialmente, frantoi, tutte macchine da cemento, e si mettono d'accordo sull'acquisizione di diverse macchine. Vanno a pranzo Campitelli, Giovanni Rossi con i loro collaboratori, e durante il pranzo Rossi dice: ma c'è un problema, però siamo d'accordo su tutto, ma un problema c'è. E qual è il problema di far Campitelli? Non c'ho i soldi. Accidenti, quello dice. E lei come intende pagarmi allora? Con gli utili che farò. Pensate, siamo in un'epoca particolare. Il carisma, le persone hanno delle qualità e fanno l'accordo. Perché c'era questa stima, perché c'erano delle... Evidentemente queste sono cose di quell'epoca probabilmente, ma è la classe delle persone che determina a certi incontri. Per tutte e due era importante uno vendere e l'altro acquistare, ma dietro questo, ecco, c'è... E qui comincia, ecco, quello che voglio... Rossi si fa un mucchio di cambiali, difatti... La cambiale numero uno si trova in ufficio a Piacenza, dove c'è la proprietà, diciamo, e è messo in quadro, perché lui, ecco, ritorna a Ponte e dice ai suoi: se mi date una mano, io vi sarò riconoscente. Questa c'è dentro tutto in Giovanni Rossi, qui dentro c'è dentro l'uomo che ama la sua gente e la sua gente gli vuole bene. Giovanni Rossi organizzò le prime gite aziendali, portando i suoi dipendenti dapprima nei dintorni montani di Piacenza, poi sul Lago Maggiore quando furono inventati i pullman. Creò, per i figli dei lavoratori che fossero stati interessati, una scuola di disegno diretta da uno dei più celebri pittori piacentini. Dietro di me potete vedere
l'edificio che il cavalier Giovanni Rossi volle costruire negli anni 20 perché la comunità di Ponte dell'Olio potesse avere un teatro, che egli denominò Teatro Politeama. Verso est voi vedete questo edificio in mattoni rossi che si estende fino al pilastro che sostiene un vaso di fiori bianchi. Successivamente egli costruì anche verso ovest un edificio che corrispondeva all'osteria del Teatro Politeama, che egli volle fosse gestito da un amico, il signor Ghezzi, detto soprannominato Venanzi. Nel 1933 arriva da Savona il nipote acquisito di Giovanni Rossi, figlio della cognata Anita Taino, l'ingegner Aldo Aonzo. Uomo illuminato e grande imprenditore, coadiuverà lo zio nella conduzione dell'industria e, successivamente alla sua scomparsa, assumerà la direzione tecnica dell'azienda per 50 anni, con gli stessi principi professionali e umani che avevano illuminato il suo predecessore, distinguendosi per la sua intelligenza viva e la sua preparazione. Ecco, vedete il Teatro Politeama lì? Lì c'era un rubinetto con una vaschetta per l'acqua, perché negli anni 20 non c'era l'impianto idraulico in tutte le case. Qui c'era solo una siepe e noi l'attraversavamo con molta facilità, comunicavamo con il Parco Rossi e oltretutto loro potevano anche prendere l'acqua. Poi successivamente hanno avuto l'impianto idraulico in casa. Siamo di fronte alla casetta dépendance voluta dalla signorina Emilia Rossi per gli ospiti di Villa Rossi. Negli anni 20 già esisteva un immobile chiamato la Casa del Campo, dove abitavano diverse famiglie degli operai, tra le quali la famiglia di Giancarlo Anselmi, che è l'indimenticato storico della Valnure ed era anche nostro compagno di giochi. Nel 1940 l'Italia entra in guerra al fianco della Germania. Tutti gli italiani sono chiamati alle armi, ma il settore dei cementi è molto importante per la nazione. Chi lavora in quel settore è esonerato dal reclutamento. Nonostante le difficoltà economiche del periodo, Giovanni Rossi decide di non licenziare nessuno per non far andare in guerra nessuno dei suoi dipendenti. Addirittura richiama persone dal fronte, giustificando la chiamata con esigenze di produzione. Della Cementi Rossi e dell'industria Tevi suonavano ogni giorno in concomitanza con gli orari di inizio e di termine del lavoro degli operai, in tempo di pace questo. In tempo di guerra, durante il secondo conflitto mondiale, queste suonavano e avvisavano dell'arrivo delle bombardieri, degli aerei che avrebbero potuto bombardare il paese. Noi, in concomitanza di questo, fuggivamo in un rifugio che il cavalier Giovanni Rossi aveva voluto nella piazza delle Fornaci, costruito con una galleria sotto al terreno verso sud
e noi fuggivamo in questo rifugio, a volte anche tutta la notte, era illuminato da lampade ad acetiluro e carburo, acetilene e carburo, e io ricordo ancora l'odore molto intenso di queste lampade. Ma il periodo è drammatico. La Cementi Rossi di Piacenza viene bombardata. Nei decenni successivi il regime non lo molestò perché era diventata una risorsa economica piuttosto importante, e quindi la sua azienda continuò il suo progredire. Nel 1944, il 25 aprile esattamente, il custode della fabbrica, Angelo Chiozza, viene convocato in portineria e viene freddato con un colpo di pistola alla testa dal tenente Antonini, accompagnato da altri due sgherri. Perché? Perché Angelo Chiozza manteneva al sicuro le armi che gli venivano consegnate e che poi trasferiva o nella bottega del falegname di Via Benedettine, oppure direttamente nei pressi della ferrovia, e poi la ferrovia da Piacenza a Bettola portava le armi smontate e confuse con altre merci nelle aree di combattimento partigiano. Ecco, Angelo Chiozza era il suo uomo di fiducia, e quindi questa esecuzione così brutale gettò un'ombra ancora sulla sua luminosissima immagine. A seguito dell'esecuzione di Angelo Chiozza, Giovanni Rossi viene incarcerato per qualche giorno. Dopo la liberazione, Giovanni Rossi, come altri protagonisti dell'industria italiana, si rimbocca subito le maniche rimettendo in moto gli stabilimenti. Nel maggio 1945 è già al lavoro per contribuire alla ricostruzione, a tempo di record, della linea ferroviaria Milano-Ancona. Inoltre pensa a nuovi investimenti per allargare la sua attività. Nel 1942 aveva acquisito la piccola cementeria di Borgo Valditaro, assumendo nuove maestranze, nuovi tecnici e portando anche la sua filosofia aziendale di rispetto e cura per i lavoratori. Giovanni Rossi, partito da una piccola fornace di proprietà del padre, riuscì negli anni a espandersi sempre di più. Dopo Piacenza e Borgo Valditaro, nei primi anni 50 fonda un altro cementificio a Pederobba, lungo il fiume Piave. A dirigere lo stabilimento di Pederobba chiama il perito Ettore Labati, genero del suo capofabbrica Alberto Tagliaferri. Prima che Labati parta, il cavaliere Rossi gli raccomanda di controllare che a tutti i dipendenti vengano pagati i contributi previdenziali. In caso di mancanza, gli avrebbe dato un premio per averlo segnalato. E poi, come da sue stesse parole, si sarebbe arrangiato lui. Tanta era la sua preoccupazione per i lavoratori. Ettore Labati, durante la sua dirigenza, prenderà una laurea in ingegneria. Nel 1949 l'AGIP, presieduta dall'onorevole Enrico Mattei, per la volontà tenace e coraggiosa dei suoi amministratori e per la capacità dei suoi tecnici, diede vita al miracolo di Corte Maggiore, una delle cittadelle italiane più importanti per l'estrazione del petrolio e del metano.
1950 entra in eruzione il pozzo numero 21 di Corte Maggiore, provocando un'immensa fiaccola perfettamente visibile anche da Piacenza. Tra Piacenza, sede della Cementi Rossi, e Corte Maggiore ci sono meno di 23 chilometri. Giovanni Rossi fornisce i 2500 quintali di cemento misti ad acqua che permettono di bloccare il pozzo e spegnere il terribile incendio. Di un amico del cavalier Giovanni Rossi, che era ingegnere ingegnere capo delle ferrovie, ed era l'ingegner Gramigna di Ponte dell'Olio. L'ingegner Gramigna era anche presidente dell'Associazione Nazionale Maternità e Infanzia. Gli chiese di aiutarlo a costruire il nido d'infanzia che poi venne costruito dal cavalier Giovanni Rossi, che accettò la proposta dell'amico e lo aiutò. È successo soprattutto nel dopoguerra, perché non c'era uno stato sociale, anche se il fascismo l'aveva fatto, ma si era distrutto, e quindi col grande sviluppo economico molti imprenditori hanno deciso di, come dire, sostituire, no, lo Stato, e quindi di svolgere una funzione di assistenza, quindi hanno costruito case. Pensiamo ai nomi che delle persone che ho conosciuto. Olivetti ha costruito veramente una nuova comunità, ma anche Barilla ha ricostruito molte cose a Parma. Ricordo anche Marzotto a Valdagno ha bonificato la zona, ha dato ai suoi dipendenti le cose essenziali, l'ospedale, la scuola. Ricordiamo che Marzotto comunque erano partiti molto prima. Già fino all'Ottocento hanno iniziato a costruire case con gli operai, e questo è stato portato avanti poi dai suoi discendenti. Sì, anche io ho visto che anche poi quelli isolati più tardi, come Vittorio Merloni, si sono tutti occupati di questo aspetto. Dopodiché è subentrata un'altra epoca in cui è intervenuto il sindacato, lo Stato e semmai anche in alcune di queste realtà come Valdagno sono state attaccate. In realtà l'imprenditore più avanzato, più evoluto, più intelligente, più colto si preoccupava dei suoi operai, si preoccupava che stessero meglio, che avessero delle case, che avessero delle scuole, e questo è un modello che soprattutto si è diffuso nel Lombardo-Veneto, ma è anche un modello europeo, insomma, che ha costituito, è diventato veramente un modello per le età successive. Poi è stato attaccato perché accusati di paternalismo, cioè paternalismo era inteso prima come l'imprenditore come un padre che si occupa dei suoi operai, e negli anni 70 sia la parte socialista che i sindacati hanno cominciato a dire sì, ma è un modo gentile, edulcorato per poi in realtà sfruttare meglio i tuoi operai. In realtà il welfare non deve pensare l'imprenditore ma lo Stato, quindi deve esserci una contrattazione ugualitaria per tutti. Un aspetto che un po' si è perso quindi è quello del rapporto, il rapporto del dipendente con la sua azienda, un rapporto personale con cui c'era una conoscenza diretta, che in fondo è anche nella politica di oggi un po' una perdita di questo legame di rappresentatività. C'era anche la sicurezza del lavoro, in sostanza l'imprenditore ti dava la sicurezza del lavoro, nei limiti del possibile non ti mandava via, nei limiti del possibile non ti licenziava. Se c'era una crisi tutti abbassavano, a tutti. Adesso con la globalizzazione, questo disloca le cose in Slovenia o in Cina e quindi c'è tutto, perdi l'azienda, quindi tutto sommato questa situazione sarà stata antica, però dal punto di vista
del lavoratore dà una sicurezza che oggi non c'è più. E poi anche i familiari, i figli, la moglie, c'era, uno sapeva che avrebbe potuto contare sull'azienda per cui lavorava suo padre. Non tutti, alcuni hanno fatto questo. Alcuni, è sempre un'elite di imprenditori, gli altri no. Nel 1956, nonostante la salute malferma, si dedica con passione alle innovazioni tecnologiche che vuole apportare all'azienda. Ci vuole un'altra fornace con temperature più alte. A quei tempi Enrico Mattei è di casa nella provincia di Piacenza, perché sono stati scoperti dei pozzi petroliferi ed è il periodo della grande speranza che in Italia ci sia un nuovo Texas. Giovanni Rossi lo chiama e il risultato sarà la realizzazione del primo forno a metano d'Europa. All'inaugurazione saranno presenti autorità quali, oltre ai due grandi imprenditori, anche il ministro Medici, allora molto popolare. A metà degli anni 50, l'ingegnere Aonzo va dallo zio e gli dice che la fornace per i laterizi è in crisi e i conti non tornano. Giovanni Rossi risponde di saperlo benissimo, ma di voler continuare l'attività per non licenziare i suoi dipendenti. Questa è una lezione di vita che l'ingegner Aonzo imparerà e applicherà sempre. Scuola voluta da Emilia Rossi, figlio di Giovanni Rossi e di Taino Rossi. Lei, alla morte del padre, avvenuto il 6 gennaio del 1959, vuole lasciare un segno al paese che ricordi Giovanni Rossi al primo anniversario. Quindi si dà da fare per avere un terreno per costruire questo bellissimo asilo. E da 8 agosto ottiene il permesso del comune e cominciano i lavori e 8 agosto 59, ripeto, il 6 di gennaio ci sarà l'inaugurazione. Pensate, in pochissimi mesi sono riusciti a costruire questo stupendo asilo che ricorda Giovanni Rossi. Infatti il 6 gennaio del 60 fu inaugurato. Questo è poi naturalmente donato alla struttura dell'asilo, che l'asilo Ponte dell'Olio, scuola materna, nasce nel 1800, voglio dire, no? E questa è la continuità della collettività di Ponte dell'Olio in questo bellissimo sito. Un trionfo per Giovanni Rossi, grande protagonista della rinascita industriale italiana, del Made in Italy. Delle fornaci diventa tale perché è simbolo del paese. Il restauro di questo spazio e di questo volume è stato scelto, è stato deciso dall'amministrazione proprio per questo motivo. Questo spazio ha una sua funzione, ha avuto una sua funzione importantissima nella storia. Attualmente si trovava in una cattiva situazione e ancora adesso è in atto il restauro completo del fabbricato.
Per adesso si è pensato solo con la disposizione economica di intervenire nella parte sottostante, nella parte intermedia, per utilizzarlo, per dargli questa nuova funzione sociale, perché deve rimanere uno spazio di utilizzo collettivo. Custodi del nostro tempo. Il cavalier Giovanni Rossi ce lo ha insegnato per tutta la sua vita, con l'esempio del lavoro, donandoci opere materiali, civili e morali di cui ancora oggi la Municipalità di Ponte dell'Olio trae godimento e beneficio. L'amministrazione comunale di Ponte dell'Olio ha quindi ritenuto doveroso non solo ricordare, ma anche esaltare la figura dell'uomo, dell'imprenditore e del pontogliese che ci consente ancora oggi di avere un'offerta civile, culturale e sociale unica in provincia. Il doveroso ricordo della figura dell'imprenditore Giovanni Rossi è anche l'occasione per il territorio di Ponte dell'Olio e per l'intera Valnure di inserirsi in un circuito di archeologia industriale che sta rendendo alcune parti del territorio nazionale estremamente attrattive ed esempi per riscoprire il valore del lavoro secondo l'insegnamento di vecchi maestri che ancora oggi potrebbero insegnare tanto alle nostre generazioni. Nel 1952 Giovanni Rossi viene insignito di un riconoscimento molto importante ed è tra i primi nel dopoguerra a potersene fregiare. Diventa cavaliere del lavoro. Nel libro che celebra il suo fondatore, edito dalla Cementi Rossi di Piacenza, è riportata questa dicitura che riassume la sua vita. Fedele agli ideali che accesero i suoi entusiasmi giovanili, il cavaliere del lavoro Giovanni Rossi, sospinto da un animo generoso e guidato da una viva intelligenza, ha dedicato l'intera sua esistenza ad onorare la libertà attraverso il lavoro e la solidarietà umana, creando una grande e moderna industria e durature istituzioni sociali. A chi continua la sua opera, egli ha lasciato un poderoso strumento di produzione e un messaggio di rispetto per la fatica dell'uomo, lievito della sua attività cinquantennale e della sua affermazione. Nelle aziende da lui condotte sono stati nominati ben 22 maestri del lavoro e un altro cavaliere. Suo nipote Aldo Aonzo. Il seme aveva dato buoni frutti.